Grazie Presidente, anche in questo caso si tratta di una mozione largamente superata dai lavori della Commissione, dai lavori d'Aula, perché poi ricordo che è stata approvata una mozione il 15 aprile, dopo appunto i primi ordini del giorno che sono stati approvati già a marzo, insomma nei primi consigli straordinari che andavano più o meno in questa direzione, e via via si è andati definendo in modo sempre più dettagliato quelle che sono poi le proposte che vanno nella stessa direzione, seppur con le diciamo dovute di divergenze di opinione su alcune questioni che sono state sollevate dagli stessi promotori in aula. E, in particolare la durata delle concessioni. Ecco, sembra che la deroga del governo temporanea di 6 mesi debba in qualche modo essere considerata un vincolo per il comune. In realtà la deroga va oltre le necessità delle occupazioni per i tavoli e sedie, quindi di questo poi entreremo meglio nel dettaglio quando discuteremo le delibere che porteremo in aula, spero il prima possibile. Stiamo aspettando i pareri degli uffici e dei municipi in merito alle delibere, quindi non vediamo l'ora di poter discutere eventuali emendamenti apertamente, abbiamo già detto, con l'opposizione, ai quali abbiamo aperto, diciamo, qualunque tipologia di emendamento possibile alla delibera. Ricordo che sulla durata, la proposta del PD va in sintonia più o meno con la deroga concessa a livello governativo dal ministro Franceschini, che è limitata nel tempo, che non specifica quali siano le deroghe per soprintendenza e sovrintendenza, mentre qui non stiamo parlando di mettere le luminarie infiggendole a palazzi storici vincolati, ma stiamo parlando di occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie che già le leggi vigenti prevedono che non, per i quali prevedono che non sia necessario il passaggio presso la soprintendenza, e questo è un elemento molto importante di cui gli uffici devono tener conto nei loro giudizi. Noi esamineremo nel dettaglio tutti queste osservazioni, ma poi faremo quello che è giusto per salvare le attività produttive. Non sono i ricorsi che devono orientare, anche se bisogna tener conto anche di questa possibilità, ma è il bene comune, il rispetto dei principi costituzionali, del lavoro, della libertà di impresa e anche della tutela della sicurezza del decoro. In questo momento c'è un rischio chiusura per decine di migliaia di attività e perdita di 100.000 o 150.000 posti di lavoro. Ecco, questo è un elemento sul quale dovrebbero riflettere tutti, anche le associazioni che dovrebbero mettersi forse una mano sulla coscienza, associazioni di cittadini che vedono quasi come un attacco l'uso del suolo pubblico. Ecco, lo è quando è abusivismo, in quel caso noi interverremo fermamente per condannarlo. Non lo è quando ci sono dei tavoli e sedie decorosi, messi in modo decoroso, che possono permettere la vita delle attività produttive, e su questo sinceramente non possiamo ignorare il grido d'allarme da parte appunto di associazioni. Per questo stiamo lavorando, penso, tutti con un obiettivo comune. Essendo superata il contenuto di questa mozione, ci asterremo dal votarla, insomma.